Pesce Azzurro Drive, mi dica! Sì, buongiorno! Vorrei 18 pasti da asporto, grazie! Ma Mariana! Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro! Quattro, sì! Ho sbagliato! Sì, gliela avanza tu! I mangerò prima di gialette! Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Buonasera a tutti e bentornati, Pesce Azzurro Quiz Show! Benvenuti! Anche questa sera abbiamo un ospite, non so chi sia, sorpresa, vediamo. Sigletta, sigla! Vediamo chi arriva, sorpresa! No! Sigletta che arrivi! No! Io sono arrivato! Lo sapevo, no! Non ve l'aspettavate, vero? No, io speravo di no! Quanto sono contenta! Quando faccio la televisione sono molto contenta, sai una cosa? Ti a sentire, ecco, devo attaccare un pilota, ascolta, sono molto ritardato. Non fa parlare. Sono arrivato a molto in ritardo, hai capito perché? No. Perché sono dovuto andare dal logopedista, il logopedista che mi sistema tutto il palato. Sì, ma non funziona, allora va sempre due volte a settimana dal logopedista. Mi manca molte lettere. Ma le manca tutte le consonanti. Devo andare tre volte alla settimana da questa logopedista perché se no non si capisce. Allora, che lettere le mancano? Tutte, in pratica tutte, lettere, senti come dice tutto? Tutto, dico tutto. No, lo dice male. Tutto. Io dico tutto. Lo dice male. Capite, il logopedista mi insegna a parlare perché se no... Ma non è, ma è bravo questo logopedista. Però mi sa che sono migliorata molto, vero? Non tanto. Che si capisce adesso quando c'è il gade? No. Non si capisce adesso quando c'è il gade? Non mi vengo né lì. Ma io scusi, se mi fa parlare. È perché il logopedista lo deve cambiare. Non è bravo. E dove deve andare a Pesaro? È il logopedista del Poderino. È un quartiere molto servito di fanno. C'è tutto il logopedista, c'è il farmacista, c'è l'alimentare, la macelleria, quel che vuoi. Ma il logopedista però non è bravo. Bisogna che lei si affida a qualcuno. Ma tu dici che ti ha dato? Sì. Non mi viene manco un verbo che macello l'ho pagata poi caro, capito? Anche sta a sentire, ti volevo attaccare un pilota ancora anche un po' per animare. Noi dovremmo cominciare questa trasmissione. Perché non racconti una bella barzelletta? Perché non fa ridere le barzellette? È breve, fa ridere le... Dai, vada. Me l'ha raccontata sì una ragazza del Pesce Azzurro. Adesso vi racconto questa bella barzelletta. Vediamo, fa ridere molto, è l'unica chance. Se no le faccio dare lo straccio e pulisce. Allora dico la barzelletta. No, dico se non fa ridere, vediamo. Allora, sì, c'è questa barzelletta. Allora c'è questa barzelletta, no? Allora adesso la racconto. Niente, c'è Pierino che a un certo punto si sveglia e vuole fare una bella gita in barca. Sarà stato era un lunedì, un martedì. Vabbè, non importa. Un adesso. Mercoledì, un giovedì. Non importa. Tutti gli ha detti. Sarà stato sabato. Ci importa. Appunto. Si sveglia Pierino. Le ho detto che deve essere breve. Perché Pierino, te non lo sai, perché la madre dice sempre che c'ha sto carattere, capito, che è cattivo, che fa molte maratone. Invece non è vero niente. No. Assolutamente. Guarda, Pierino, quando si sveglia la mattina, vedi. Sì, la barzelletta, però, non divaghi. Questa roba che c'ha voglia di fare una gita in barca, sì, capite? Ma... invece uno pensa che fa la barracella. No, non è vero, ti dico. Ma lei va fuori tema, divaga. E insomma, sarà stata qui, restate, non importa la stagione. Sarà l'autunno, così importa. Vabbè, anche la stagione. Sarà stato un sabato d'autunno. Tutti importanti. Ancora sabato. Tu che restate, che era d'estate, tutti importa. Allora, non importa quando. Non importa. No. Fa conto, era sabato di primavera. Vabbè. Era primavera.
Insomma, vuol fare questa bella gita in barca. E insomma, a parte questa gita in barca c'è il mare mosso, capito? Molto, molto, molto mosso. Anche Pierino si ritrova in mezzo al mare con questo mare mosso e dice: adesso vado, sai che faccio? Arthur la riva. No, sì, è Arthur la riva perché è partita. È finita il mare mosso. No, ha detto: allora non prendo più la barca. Sai cosa prendo? Ha pensato perché Pierino, capito? Te dici, lui non è riflessivo, non pensa, è stupido. Te hai capito come la barzelletta di Pierino, così è Pierino, quanto è stupido. Invece non è stupido per niente, Pierino, hai capito? Per niente non è. Te perché hai pensato che è stupido? Pierino? No, io non penso niente, perché la vogliamo finire? Ma quanto dura sta barzelletta? E insomma, lui sai cosa ha pensato? Che il mare è mosso, prende la barca. Sai cosa prendo? Il treno. La macchina prendo. Allora, la finiamo che dobbiamo iniziare! Dobbiamo finire, dobbiamo finire. Non mi ricordo che macchina c'aveva. Non importa. Ma è importante per la barzelletta? È importante? No, e allora no! E allora bisogna che andiamo a concluderla! Fa conto, avrà preso la panda. Non importa! La finiamo sta barzelletta! Mi ricordo. 500, vabbè, apresta 500, apresta 500. Ma non è che uno racconta la barzelletta di un quarto d'ora! Ma tanto era breve, ma lo devo raccontare tutta, se no. No, adesso andiamo alla fine. La fine, niente, torna alla madre. E già sei tornato? Hai capito perché gli ha fatto avanti dire. E non me l'hai fatta raccontare, però. È finita? Sì, finisce così, con la madre che gli dice. Ma sei tornato? Gli fa. Faceva ridere, se non me la faceva ridere, non me lo sapevo. Ma allora, sembra saputo. Sì, ma io, non me l'hai fatta raccontare, mi fai dire la fine. Ma cosa fa giovedì, venerdì, sabato? Lo sai tutti che se uno racconta la fine delle barzellette fa rida, l'ha da raccontare tutta. Ma tutta quanto che dura un quarto d'ora? Mi hai rovinato tutta la barzelletta. No, la barzelletta non faceva ridere. Me l'ha regalata, me l'ha raccontata queste ragazze del pesce azzurro. Che figura brutta che mi hai fatto raccontare una barzelletta che non fa ridere. Allora, vogliamo iniziare? Non avrà il senso che mi fa raccontare la barzelletta che non fa ridere. Lei lo sa dove si trova? Faceva ridere se me la facevi raccontare tutta. Non me l'hai fatta raccontare tutta. Basta, qua vado via adesso. Ci vuole la pistola. No, vado via, no. Chiamiamo subito il prossimo concorrente. È il primo concorrente, il primo. Insomma, giù l'una, ecco. Il primo concorrente, prego, venga. Il primo concorrente. Venga qui al centro. Si è avvicinata tutta quanta quarta. Dai, andiamo avanti. Orietta, prenda il microfono. Tu hai il microfono. Sono tutta svanita, guarda. Sta logopedista. Non mi ha sistemato. Non è brava. Né la logopedista né lei a raccontare le barzellette. Infatti, guarda. Proprio, guarda. Ciao, Bellina, come ti chiami? Bellina. Come Jessica. Si chiama? C'è la ridarola già. Jessica. Non è vero. Sì, sì. Di la verità, come ti chiami? È il nome vero? Ti faccio solletico. Adesso ti faccio lo scarruzzo. Di un po' come ti chiami? Giorgia. È vero o non è vero? È vero, Giorgia. Perché in incognito non vuole dare il nome vero prima. Tieni il microfono, Jessica, no, Giorgia, Anna Rita, come si chiede? Tanto mi sono scordata. Tanto il nome non lo sapremo mai, non te lo vuol dire. Sarà Giorgia, tanto, La prima concorrente. Bene, lei sa come funziona il gioco, vi potete accomodare. Vieni, Giorgia, Jessica. La chiamerei Jessica Giorgia, E siccome ha raccontato una barzelletta di 10 minuti... Abbiamo perso molto tempo e me l'hai rovinata! No, io l'ho salvata, sarebbe andata avanti tutta la puntata senza... Slot machine! Cusgapa, cuscito! Non si gioca neanche! Pesce azzurro! E sai come ti dice il poderino? Si dice che pezzo di fortuna hai vinto Anna Rita, sei contenta? Francesca! Oh Claudia, così chiama Patrizia? Vada dura Flavia, senza neanche giocare, è uscito il logo del pesce azzurro. Il pesce! E quindi hai vinto. Hai visto? E puoi scegliere un cofanetto di sughi, una bottiglia di Moretta con i bicchieri. Ho un cacione a sedere. Prendi una bella muretta, brava Jay! La muretta! Brava Clementina, bene. Muretta, sì. Adesso ti lascio con Orietta Pedotti. Dai. Che tanto lei non sa cosa dire e arrivo.
sta a sentire, Claudia, mi aiuti dopo dallo straccio qui, che qui mi trattano come una sguattera, capito? Mi vengono qui, mi fa raccontare la barzelletta e non me le fa finire. E poi sentite cosa mi ha detto, che devo dare lo straccio. Motai, te cuffai, di un po' cuffai Ivana te nella vita. Di un po', Ivana, dai, che cuffai nella vita, di un po'. La parrucchiera. La parrucchiera? Sì. In dove? Non lo vuole dire, guarda che tremendo. Dove Dio lo fa la parrucchiera? A Bergamo. A al Poderino, al no? E dai, che c'ho bisogno, questo caschetto. Allora domani ti vengo a trovare. Va bene, va bene. Maria. 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 Ecco. Faccio Maria. Dai. Bene. Sarà Maria. Allora, Selenia, hai vinto una bottiglia di Moretta con i bicchieri, complimenti, grazie, ti puoi accomodare qua. Non la bere tutta adesso, aspetta, alla fine della trasmissione. Perché poi partecipiamo anche al gioco finale, ecco, che ti diremo. Che bene, ti diremo. Proseguiamo. E Rietta, adesso è il momento di un'altra bella barzelletta. No! No. Sono stupida. Molto. Sono stata stupida. Chiamiamo un'altra concorrente. Ecco, sarà meglio. Eccolo. Prego. Buonasera. Buonasera. Birco. No. Birco e basta. Mirko. No, perché noi abbiamo un amico che si chiama Mirko Ioni. No. È sfacciato. Mirko e basta. Mirko e basta. Non diciamo il cognome. Mirko e basta. Io non cambio i coperchi perché non ne abbiamo giocato la prima manche, quindi quindi proseguiamo. Va bene. Bene, Mirko. Gira a casa mia, Mirko. Una cosa, Mirko. Andiamo. Vieni a casa mia. Sì, sì, volentieri, volentieri. Ti ho visto prima che facevi un gesto. No, che gesto hai fatto? Un gesto, com'è? Così. Facciamo così. Cosa vuol dire questo? Tipo... Guarda che roba. Il cammello. Tipo, guarda che roba. Guarda che roba. E questa è. Fa vedere. Andiamo più qua vicino alla telecamera. Guarda che roba. Capito? Domani non faccio un po' di... Guarda che roba. Vai anche te. Guarda che roba. C'avevi i concorrenti, ma ti buo. Prego, accomodatevi, cominciamo. Vieni a sedere. Fammi vincere, però. Ti faccio vincere sicuro. No, sì, va bene. Ma lo sai che io non sono più fidanzata? No, Orietta, dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare. Perché? Io sì, di Fano. La puntata ha una durata. Di Fano. Orietta! La puntata ha una durata. Vedi, quindi bisogna, capito? Bisogna essere molto educati. Molto sportivi. È come una machine! Caserma. È come una caserma. Vediamo come ci sfida. Cozze prezzemolate. Le cozze. Ti piacciono le cozze? Beh, guardami. Vedi? Abbiamo l'esemplare di cozza del mare Adriatico. Guarda che bella cozza. Ti piacciono, Mirko? Sì. Sono buone. Molto buone. Bene. Quelle poi grosse sono... Allora, Mirko. Vai, Mirko. Devi scegliere una pentola. Sì. Ogni pentola c'è il ristorante del Pesce Azzurro. Ecco. Vedi? Ma non devi trovare le cozze. Anzi, le cozze. Nelle prossime devi trovare qui le cozze prezzemolate. Vai. Rimini. Scegliamo Rimini. Sei sicuro? Tanto Rimini. Gli pianti il piro subito. È che pesa, la prende Orietta, visto che non fa niente. Il piro è sicuro, porretto. Ce l'ho atto da scegliere, sei sicuro? Porretto. Lo suggestioni. Dai, scegliamo Mirko. Bene, adesso noi speriamo che tu abbia trovato... In che quartiere stai, Mirko, di Fano? Centinarola. Lontano molto. No. Cosa sei, extracomunitario? Quasi. Sì. Ma perché non viene abitato? Perché Orietta non è mai uscita da... Dal Poderino. No, perché un quartiere molto servito non le... Un giorno le hanno chiesto l'esigenza. Siccome il quartiere è servito, lei è soddisfatta e non esce molto, da lì, mai. Molto soddisfatta. Solamente per venire al Pesce Azzurro. Arriva al massimo in Sassonia. Dove siamo adesso? Al massimo alla Paleotta Cimitero vado. Va bene, andiamo avanti. Ok. Mirko ha scelto Rimini. Vai, Mirko. Speriamo ci siano le cozze prezzemolate. Ecco. Bene, quindi adesso iniziamo il gioco. E prego.
Puoi scegliere una di queste pentole. Guarda che roba. Vediamo, vediamo, vediamo. Qui scegli Mirko. Cattolica. Cattolica. Cattolica, cattolica, prima pentola scelta da Mirko. Mai. Vediamo subito. Che cosa non ci deve essere? Le cozze. Ecco. Prego la camera. Ecco. Le cozze. La cozza. Facciamo anche i mini. Moretta! Moretta, abbiamo va iniziato bene. Va bene. Bene, bene, bene. Vediamo, vediamo. Drive. Che cos'è il drive, lo sai? Sì. Che cos'è? Dove si prende a mangiare. Ah, vabbè, va bene. Alimentari? No. Quasi. Ma anche se l'Italia cattolica si prende a mangiare. Sì, vabbè. Anche in macelleria si prende a mangiare. Non so. Anche in pasticceria. Anche a casa mia. Qui però non scendi dall'auto. Esatto. Senza scendere dall'auto prendi il menu completo. Te arrivi e te lo tirano. E te lo tiro. Capito? Ho capito. Te apri il finestrino, beh, te lo tirano dentro. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Tu cofano. In fronte. Devi stare anche se c'è il finestrino aperto, se riescono a l'importante è che non ci siano le cozze. Ecco. No. Te lo danno molto gentilmente, non molto, lo tirano. Molto, no. Cosa tirano? Qui tirano. Ma qui dici, Mirko, qui ti tirano. No, ma guarda te, ma io non lo so. Bene, 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 senza neanche guardare. Le cozze, no! La scopriamo insieme. No! No. Sardoncini, grigliata azzurra! Mirko, dai, che dopo andiamo a casa mia, dai! Stiamo andando bene. Senigallia! Aspetta, vuoi tenere la pentola o la vuoi cambiare? No, no, la tengo. Sei sicuro? Per ora sì. Per ora sì. Mirko è molto sicuro di sé, capito? È sicuro. Non c'ha tanta voglia di discorrere con te. E vuole andare avanti così, sicuro. Te invece c'hai voglia di discorrere però. Molto, molto, sempre bisognata che c'è una gran voglia di discorrere. Tutta a spararmi. Vai Mirko. Proseguiamo. Senigallia. 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 Da-dam. Guarda, se c'è le cozze ti spacco tutto. Lo vuoi aprire? Vediamo. Cambiamo, vediamo. Insieme Mirko. Ale, sgombro lì per capire i pomodorini e patate. Non ci sono le patate. Mettetecele, sono sì. Buone sempre. Le patate stanno bene dappertutto. Ce l'abbiamo in tanti altri piatti, dove le vedete dappertutto. La patata dove la metti ci sta bene, lo sai. Oh, Mirko, stiamo andando benissimo, sì. Perché sono rimaste due pentole. Fano. Sì. E vai. Fano. Sei sicuro? Sì, è molto. Voglio scegliere way, quasi quasi. Dai, Mirko, te darai talorietta. Va bene, va bene, lo scegliamo. Mirko ha deciso, ha scelto way. Hai cambiato? Sì, ho cambiato. Vuoi scegliere? Sì. Segue il consiglio. Sì. Che Orietta è saggia. Sì. Ha deciso. E ci sono le cozze prezzemolate. Dai, veramente. Fusilli, calamari e melanzane. Adesso andiamo bene. Adesso abbiamo un 50% di possibilità. Una c'è armata. Appunto. O troviamo le cozze nella pentola di Rimini. Adesso o le troviamo. Qua, io sai cosa ci avrei voglia? Adesso la chiudiamo qui e lo facciamo vincere. No, non si può. Dai, lo facciamo così. Vuoi cambiare? Sì, cambiamo. Fano. Vuoi cambiare? Sì. Fano. Andiamo su Fano. È sicuro? Certo. Sì. Cugina Rimini, questi stupidi. No, Fano vogliamo. Ah, ma lei non avevo dubbi. Tanto, io sono del Poderino, lui ci dirà, no, che ci facciamo a Rimini? Allora, venga, lei mi porti quella qui, io porto quella lì. Pesa. Ecco, dove passa però? Dove passa? Dove passa? Se fa il giro di qua. A mettere tutta la testa. Ecco, Rimini. Oh, si accomodi. E quindi potremo alzare questa o anche quella. Qui c'è le cozze adesso. Non lo so io. Quella era la pentola. Non lo so io. Se non c'è le cozze ti portiamo in cottura. Vediamo, alzatela voi direttamente. Falla alzare a Mirko che forse è più fortunato. Vai, va. Mirko. Vado. 3, 2, 1. Cozze prezzemolate! Ha vinto Mirko, vieni. Hai vinto. Qui ci sta bene così. Ecco.
Fate, rifacciamolo, vai, vai verso la così, camera, così, vai, così. Vai. Così, così, così. Ecco. A posto, così. Va bene. A posto. Ecco. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Adesso hai vinto questa bella cozza. No, per fortuna no. Se vuoi puoi andare via con la Pedotti senza un premio del Pesce Azzurro. Vuoi un premio del Pesce Azzurro o vuoi la Pedotti? No, no. Mirko vuole la Pedotti, ci ha pensato. Ci ha avuto un dubbio. Ci ha fatto un pensierino. Però sei distante. Guarda che sta grassa. Da Cipinarola sei distante. È molto lontano. Cosa preferisci? Prenditi una bella muratura. Vuoi, lui avrebbe vinto invece il buono pasto perché ha vinto, è andato avanti. E quindi ha vinto due buoni pasto. Hai vinto due buoni pasto per il Pesce Azzurro. Va bene. Vediamo, sì, sì. Bene, quindi ti aspettiamo. Sì? O vuoi cambiarli con la confezione di Moretta con i bicchieri? No, prendiamo il buon ripasto. Vuoi cambiarla con la confezione di sughi? No, buon ripasto. Sei sicuro? Sì. Vuoi cambiarla con l'orietta? Moretta, non ci capisce più niente, Mirko. Dai, buona. Vuoi, allora, o due buoni pasto o orietta Pedotti? Mi sa che vuole andare ci via. Pensa, ci pensa. No. Ha guardato, ha detto, vado via. Ha deciso. Sì, deciso. Due buoni pasto. Due buoni pasto, Mirko. Bene. Perfetto. E orietta. E orietta. Bene, ti daremo dopo i due buoni pasto. Complimenti, grazie a te per aver partecipato. E terzo concorrente della serata. Terzo concorrente della serata. Lo vado subito a prendere. C'è un'altra matta, guardala. C'è un'altra matta, tanto attenzione, tutti i matti, l'ho capito. Si vede che c'hai una proprietà transitiva. C'ho la proprietà. Lo sai cos'è? Di linguaggio. Di linguaggio. C'ho la proprietà di linguaggio. Qual è la proprietà transitiva? Niente, non importa. Non importa. Come ti chiami, amore santo della zia? Francesca. Francesca. È un non nome è vero o falso? Verissimo. È non vero o finto, Francesca si chiama. Adesso quindi con tutti. Ludovica. Ti faccio una rima brutta. No! No! La rima no! Ludovica! No, non la dico, non la dico. Amica di Federica! Sfacciato, cosa hai pensato te, Conita? Federica! No! Io ho pensato Federica! Capirai te, non ti conoscerò che sei sfacciato! È veramente lei che fa le allusioni! Sì. Bene! Alludo! Federica, Francesca, come ti chiami? Non si sa. Elisa, vedi che dice le bugie! Dai Federica, dai. Ci sediamo qua, vieni. Adesso intrattienila perché io devo cambiare i coperchi. Va bene. Allora, un po' tutte chiami, lo vedo qui. Maria Stella. Maria Stella. Che stellina, adesso mi ha presa, adesso io ti prenderei qui in braccio e ti coccolerei, Maria Stella. Mi chiamo Rietta Pedotti, vivo in un quartiere molto servito di Fano. Te lo conosci il poterino? Sì, lo conosco. È servito quel quartiere molto. Sì, tu stai a Rosciano, no? Il passeggio è bello, io ci vado a passeggiare i passeggi. Perché tanto lo dice il nome, qui c'è fai passeggi. Le oche verde, le altre. Belli i passeggi molto. Perché, sai perché? Perché confina anche il poderino, capito? È tutto molto confinante lì. Dai, scegliamo uno slot machine. Bene, dai, machine, avete machine. Fatto? Anche perché sennò finiamo alle 4 del mattino. Slot machine! Slot machine! La lisca! Ha perso! È la lisca! Dai, mi avete fatto perdere Ludovica! Ma questa si tratta di fortuna! Tremendi, però, vieni qui Ludovica, non hai perso perché hai sempre vinto un premio di consolazione, no. Ma facendo anche la penitenza può vincere anche un altro premio. È vero, c'è la penitenza! Un attimo! Puttina, c'è la penitenza! E che penitenza gli facciamo fare? Hai vinto un sugo del Pesce Azzurro, la marinara. Buona, grazie. Buonissimo. Con che pasta pensi di farla? Fusilli. Fusilli. E pasta patate. Corta. Fusilli e patate. Ancora queste patate. Tanto la patata ci sta sempre. Ma la patata con la pasta? Sempre bene la patata dove la metti. No, veramente il pane e la patata con la pasta. Vabbè. Pane e patate, ma scherzi. Va bene. Io adesso vado a casa, faccio un bel filone di pane, lo taglio, ci metto una patata e mangi. Si mangia, è la crudona si dice. È buona molto. Buono, il pane con la patata. La crudona. Buona. Un po' di alicetta bene. Dentro. No, sì, anche la licetta. Allora, dobbiamo fare il gioco dei mimi per vincere un altro sugo. Pensate, Ludovica, dove ti sei cacciata? Devi mimare il verso di un animale che ti dirà Orietta Pedotti. Sì. L'ornitorinco. No. No.
Corretto, un dito ricco adesso. Insomma come fa? Ha detto che animale è? Infatti. Allora facciamo le oche dei passeggi. Là verso la camera. Verso la camera. Qua l'oca fa qua. Sì. Come fa l'oca? Fa così. Qua. No, quella è la rana. Quella è la rana. Cufa l'oca, boh, cufa l'oca. Non lo so, chiediamo in regia, come fa l'oca? Allora, io quando ero piccola, Calpoderino, era tutta campagna, c'erano molte cose. Le oche, guarda che sono cattive. Ecco, aspetti. Se gli passi davanti le oche, vengono addosso. Sono tremende. Te, passagli vicino l'oca. Ti arriva l'oca. Qua, dov'è? Dai. E ti rincorre, ti smecca tutti i polpacci. Allora, brutte sfacciate. Sentiamo. Orietta, un momento, perché dalla regia mandano il verso dell'oca. Sentiamolo. Rifallo bene, rifallo. È uguale. Era un gabbiano. È uguale. È uguale, bene, complimenti. Hai vinto un altro vasetto di sughi. Cra, come il gabbiano. Come il gabbiano, ma cosa fai, i versi a caso? E ti smeccheggia tutto del polpaccio. Vongole ceci. Un altro vasetto. Bene, chiamiamo le altre ragazze che hanno partecipato. Anche Mirko è una ragazza. Mirko, no? Che dopo deve venire a casa mia. Ecco. A fare cosa? Maria Grazia. A fare cosa? E Ludovica. Bene, adesso si tratta. Questa per noi, Orietta, è l'ultima puntata per noi. No, non mi dire. Sì. Dai, non me lo devi dire. Per noi sì, poi la prossima, l'ultima, chiuderanno la Rosa con Santinelli, l'ultima puntata. Noi vi salutiamo e ci vediamo prossimamente. Vi aspettiamo ovunque. Ovunque. Nei ristoranti del Pesce Azzurro. Nell'etere. Allora, si tratta di indovinare il peso dei presentatori della trasmissione. Di questi quattro bei mangiulloni. Siamo io, Orietta Pedotti, Daniele Santinelli e Rosa Della Cicca. Tutti e quattro, quanto pesiamo? Si vincono due biglietti per un prossimo nostro spettacolo. Contate che io peso 48. Non è vero? 39. Ci è andato vicino. Però un po' non di è. Più, un po' di più. No, non è. No. Prego. Ludovica. Non so come ti chiami. Ludovica. Ludovica. 38? 5? No. Porca boia. Vai, Jessica, che non si chiama Jessica. Come? Stavi dimagrendo. Mi facevi... Non so se è più magro o più grasso, non lo posso dire. 3,37? No. Quindi porco boia. Diciamo. Arriviamo all'ultima puntata che ancora non avete scoperto il peso, bene. Che roba. È stato un piacere avervi qua, grazie. Grazie a tutti, facciamo entrare Antonella, perché noi abbiamo fame, è ora di cena. Questo è il menù di oggi del Pesce Azzurro. Che buono il fritto, adesso mi ci butto, guarda. Oggi abbiamo risotto, fritto, sardoncini. Buona cena a tutti. Buon appetito, buona cena a tutti. Ciao, alla prossima. Viva il Pesce Azzurro. Ciao. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. E una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.